Dio è così saggio che invia alla Chiesa, lungo la storia, nei diversi tempi, dei santi che possono risolvere le diverse necessità per cui attraversa l'uomo. Santi per la malattia, santi per la famiglia, santi per momenti di guerra, santi per momenti di pace, santi per la missione, cioè santi che ognuno ha un tratto specifico, una caratteristica che lo fa particolarmente utile, diciamo, permettetemi questa parola. Allora, il santo che celebriamo oggi, San José María Escrivá, si caratterizza, si contraddistingue, fra l'altro, oltre a essere un grande santo, si contraddistingue per essere molto padre. Infatti, se uno va alla tomba dove è seppellito, si trova in lettere enormi, gigantesche, è scritto questo: il padre. Cioè, coloro che lo hanno conosciuto, coloro che lo hanno avvicinato, sentivano forte subito questo sentimento di paternità. Lui è mio padre, di lui mi posso fidare, lui mi sta vicino. Paternità. Ecco, allora, viviamo nei tempi in cui si parla molto di una società orfana, manca la figura paterna, manca molte volte il padre generoso, il padre che è un punto di riferimento forte, saldo per i figli, per gli adolescenti, il padre che è sempre una figura vicina, da una parte mi comprende, mi capisce, ma dall'altra parte mi dice come stanno le cose. La nostra società sente forte il bisogno di paternità. E io credo che forse per questo, nei nostri tempi, Dio ha voluto inviare questo santo, San José María, un santo che è molto padre, quindi una figura molto vicina. Non solamente quelli che lo hanno trattato in vita, ma anche molte persone che non l'hanno conosciuto sulla terra, che hanno saputo di lui quando era già morto, si sono sentiti subito attraverso la lettura dei suoi scritti, attraverso la conoscenza di tanti particolari della sua vita, tanti particolari bellissimi, molto, molto casalinghi. Si sono sentiti molto che avevano un padre. Credo che dobbiamo accostarci a questo santo perché tutti noi, in un modo o in un altro, abbiamo appunto questa necessità di un padre che mi accompagni nella mia vita cristiana, che mi aiuti a avere una guida sicura. Credo che questo è San José María. Non, ripeto, non è necessario averlo conosciuto per sentire questo sentimento di filiazione. Basta conoscere i suoi scritti, basta in cui lui cerca sempre di instaurare un dialogo molto personale a tu per tu. Lui nei suoi scritti usa questo il tu per rivolgersi al lettore, all'ascoltatore. Per sentirlo subito come un padre. E quindi credo che possiamo ringraziare a Dio che ha promesso: vi darò pastori secondo il mio cuore, nel libro di Geremia, perché infatti in San José María ci ha dato, oltre che un grande santo, anche un grande padre.